Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca, ancora un'inchiesta legata al post-terremoto, alla ricostruzione. Questa volta nel mirino della Guardia di Finanza è finito un appalto da 9 milioni di euro per la ricostruzione di un condominio nel capoluogo. Sequestrati 264 mila euro ad un dirigente comunale e a sua figlia, progettista e direttore dei lavori. Vediamo. Truffa ai danni dello Stato e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio sono i capi di imputazione con cui la Guardia di Finanza di L'Aquila ha sequestrato preventivamente, per poi procedere alla confisca per equivalente, 264 mila euro nei confronti di due dei tre indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura aquilana su lavori di ricostruzione di un condominio danneggiato dal terremoto. L'inchiesta ruota attorno ad un ingegnere aquilano, dirigente del comune e amministratore del condominio interessato, che avrebbe pilotato l'assegnazione dei lavori da circa 9 milioni di euro ad un'impresa del Trevigiano, facendo nominare la figlia progettista e direttore dei lavori. Dalle intercettazioni telefoniche e dai riscontri documentali acquisiti dalle Fiamme Gialle sarebbero chiari i comportamenti illeciti dell'ingegnere, che in quel momento agiva come pubblico funzionario, comportamenti che avrebbero fruttato 214 mila euro in compensi professionali alla figlia, neolaureata e senza alcuna esperienza nel settore, e 50 mila euro attraverso uno scontro extracontrattuale concesso dalla ditta aggiudicataria dei lavori quale contropartita per l'assegnazione dell'appalto per la costruzione di alcune villette a schiera nella frazione aquilana di Pianola, di proprietà di una società immobiliare riconducibile alla figlia del dirigente comunale. Secondo uno studio condotto dall'Osservatorio Nazionale della CNA, il carico di pressione fiscale operato sulle microimprese abruzzesi supererebbe il 50% del reddito totale e i giorni di lavoro incentrati sul guadagno personale, esclusi quelli per raggiungere il costo delle tasse, sarebbero 151 l'anno. Dai numeri deriva appunto un appello ai governi locali e al governo nazionale per un abbassamento della pressione fiscale. Comuni che vai, fisco che trovi, e questo è il resoconto dell'indagine portata avanti dall'Osservatorio Nazionale della CNA, che ha concentrato la sua attenzione sulla pressione fiscale nei confronti delle microimprese abruzzesi, scoprendo con una classifica poco confortante che a pagare di più sono le città di L'Aquila, Spoltore e Lanciano, ma le altre città non se la cavano meglio. Abbiamo cercato di tramutare questo 60% nei giorni che servono all'imprenditore di lavoro per produrre il reddito che serve per pagare le tasse, e lo abbiamo chiamato tax free day, cioè giorno della liberazione dalle tasse. E in questo caso arriviamo in media verso metà agosto, e alcuni comuni dell'Abruzzo arrivano a fine agosto, cioè si lavora fino a fine agosto solo per pagare le tasse. Secondo i dati, un imprenditore impiega 214 giorni lavorativi per guadagnare la somma necessaria a pagare le tasse. Per fare cassa invece ne restano solo 151 nell'arco di un anno. Tra le voci che compongono il paniere ci sono IMU, TASI, TARI, IRAP, IVS, IRPEF, addizionali regionali e comunali. Mediamente la pressione fiscale copre il 58,4% del reddito totale. L'appello di CNA è rivolto verso il governo nazionale. Quello che incide sulle tasse locali è soprattutto sono i valori catastali che le varie amministrazioni applicano sugli immobili e sulle varie zone. Sono di una differenza completamente diversa da un comune limitrofo all'altro, e questo non deve essere regolamentato. Anche a Pescara Fratelli d'Italia ha dato vita al Basta Equitalia Day per chiedere, con una raccolta di firme, l'abolizione dell'istituto di riscossione. Basta Equitalia Day, parte la campagna di Fratelli d'Italia in diverse città del nostro paese per chiedere, attraverso una raccolta di firme, l'abolizione di Equitalia. Armando Foschi, anche a Pescara questa mattina c'è questo sit-in con questa raccolta di firme. Sì, un sit-in che già ha riscosso un lusinghiero successo di
di cittadini che si sono fermati a firmare la nostra petizione, petizione che verrà inviata alla Camera dei Deputati e tramite i nostri onorevoli verrà proposta come legge. Chiediamo l'abolizione di Equitalia, una società pubblica che lo spavento di tutti gli italiani, vessa gli italiani, e ci sono stati anche casi drammatici di persone che purtroppo hanno messo fine alla loro vita per colpa delle vessazioni da parte di Equitalia. Il motto della manifestazione è: se hai pagato una sola cartella, una sola rata a Equitalia, vieni a chiedere giustizia per tutti quei soldi che hai dovuto togliere dalle tasche per saldare interessi, aggio, spese di notifica e maggiorazioni su maggiorazioni. La nostra proposta di legge è abolire Equitalia e passare alle regioni la riscossione dei crediti senza aggio e senza interessi. Ora andiamo all'Aquila, si blocca l'iter per la nascita della commissione parlamentare d'inchiesta sul terremoto. Si sblocca l'iter per la istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul terremoto, voluta con un progetto di legge dalla senatrice PD Stefania Pezzopane e sostenuto da varie forze politiche, tra cui l'Italia dei Valori. Un organismo che sarà monocamerale, di cui faranno parte solo i senatori, che si occuperà di fare chiarezza sull'intera vicenda sisma, dall'emergenza seguita alla scossa del 6 aprile 2009, alla costruzione degli New Town, alla ricostruzione dei centri storici. È a buon punto perché abbiamo acquisito il testo base, lo abbiamo discusso, si è partito dal mio testo per poi implementarlo anche con le proposte degli altri gruppi parlamentari e si è definito il testo del relatore. Ora entro il 16 vanno presentati gli emendamenti, verranno esaminati gli emendamenti, se utili approvati, e poi verrà in aula. Quindi si è sbloccata abbastanza rapidamente la situazione. Io sono felice perché, come ho voluto rimarcare, in Italia c'è un'idea sbagliata di quello che abbiamo fatto e la sovraesposizione mediatica per alcuni versi ci ha nuociuto e dobbiamo riportare verità e giustizia sulle vicende della ricostruzione e chiarire quali sono stati i veri problemi, quali sono i veri problemi e naturalmente superarli. Secondo lei chi potrebbe essere il Presidente della Commissione parlamentare? Non ho la minima idea al momento chi possa essere, perché va ancora composta, sarà comunque una commissione monocamerale, solo del Senato. E intanto nasce il notiziario della ricostruzione, portale web che conterrà dati, cifre e numeri relativi alla rinascita dell'Aquila e del cratere. Un portale internet per raccontare giorno dopo giorno lo stato dell'arte della ricostruzione. Avanzamenti dei cantieri, inizio delle opere di riparazione degli edifici pubblici e privati saranno contenuti all'interno del notiziario della ricostruzione. Nato per iniziativa della GEA d'Abruzzo, l'Agenzia Giornalistica Economica d'Abruzzo, in collaborazione con Comune, Regione, Uffici Speciali per le Ricostruzioni dell'Aquila e del Cratere, costruttori e ordini professionali. Ora è sotto gli occhi di tutti che la ricostruzione c'è. Andare fuori l'Aquila, non bisogna andare tanto lontano, e sentirsi dire che la ricostruzione è ferma non è accettabile e quindi è necessario spalmare sul territorio una quantità di informazione enorme che generi consapevolezza, appartenenza, che passa attraverso la partecipazione, perché la partecipazione c'è quando c'è conoscenza, quando le persone le cose le sanno, le automaticamente le partecipano o emotivamente o con azione e quindi si sentono appartenere a quella cosa. E quindi qui quello che si tratta di fare è generare appartenenza, ricostruire l'immagine dell'Aquila, perché sentirsi dire che siamo degli assistiti non va bene. Anche perché non è vero. Riflettori accesi 24 ore al giorno, insomma, il web non dorme mai, sulla rinascita dei centri storici per monitorare i processi di ricostruzione. Uno, voglio mettere avanti il fatto che io sono aquilana. Sono aquilana dentro, anche se la mia storia familiare non è proprio così. Ma io mi sono scoperta aquilana dentro da quando la mia città non l'ho avuta più. E penso che accadrebbe a chiunque. E poi perché sono una professionista della comunicazione, della mediazione nella comunicazione e storicamente ho creato prodotti editoriali, quindi la mia agenzia esprime un core business che è questo, AGEA,
crea prodotti editoriali e genera servizi. In Abruzzo la presenza di immigrati rispetto a 10 anni fa è triplicata. Oggi sono 86.245, il 6,5% della popolazione residente. Il dato è emerso durante la presentazione del volume per una gestione integrata del fenomeno. Vediamo. Capire e mettere in evidenza le criticità della rete dei servizi per l'integrazione dei migranti in modo da studiare ipotesi correttive per una migliore governance. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la Prefettura di Chieti e l'ANCI Abruzzo, presentata questa mattina dall'Assessore alle Politiche Sociali Marinella Sclocco. È un manuale assolutamente utile per la parte politica che deve programmare e non può non considerare quello che sta succedendo, nonostante chi soffia, come dire, sul fuoco, ma è un fenomeno che va considerato perché c'è sui nostri territori e quindi va contenuto, arginato, sopportato e supportato. E non è possibile che i comuni ritirino i bonus bebè alle mamme immigrate che devono lavorare come le nostre mamme, perché sono venute qui anche per lavorare quando ne hanno la possibilità, e quindi, come dire, creando un secondo problema. Il piano sociale è prontissimo, spero che il Consiglio regionale possa essere veloce nel deliberarlo. Ci saranno grandi cambiamenti in questo piano anche rispetto al regolamento di accesso ai servizi, che è un altro punto importante, e quindi insomma poi daremo il via, spero, ad una nuova stagione. In Italia sono circa 1 milione i bambini che vivono in povertà e, secondo un rapporto di Save the Children, la povertà materiale coincide con la povertà educativa. In base ai dati anche l'Abruzzo soffre di questo fenomeno, e per questo il prossimo 12 maggio a Pescara si svolgerà un evento intitolato Illuminare il futuro dei bambini. L'Abruzzo si colloca al 4º posto in Italia per povertà educativa di bambini e adolescenti. Sui gradini più alti del podio ci sono Sicilia e Campania, quali peggiori in assoluto. La classifica si basa sulla scarsa e inadeguata offerta di servizi e opportunità educative e formative. Pochissime le scuole della nostra regione che offrono tempo pieno in mensa. Solo il 10% dei bambini tra 0 e 2 anni accede a un asilo pubblico. Secondo l'OCSE Pisa, il 58% degli studenti frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti a garantire l'approfondimento. Dato positivo invece il basso tasso di dispersione scolastica. La campagna di Save the Children promuove un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione. Bambini più poveri, quelli che risiedono nelle zone con maggiori difficoltà economiche, i figli di immigrati, tutti quei bambini di famiglie meno abbienti che hanno difficoltà per un'educazione completa e piena. Sarà la Novissi Onlus di Pescara a ospitare l'evento in programma per il 12 maggio, che offrirà laboratori creativi gratuiti per genitori e bambini, intitolato Il topo di campagna e il topo di città. La Novissi abitualmente svolge attività educativa nei propri locali in Viale Bovio, e quindi diciamo, la campagna di Save the Children entrerà a far parte di un'attività che Novissi svolge regolarmente. Tutelare e valorizzare la Pineta d'Avalos, simbolo della città, raccontata da Gabriele D'Annunzio. L'amministrazione comunale di Pescara, con la collaborazione di alcune associazioni ambientaliste, ha organizzato una serie di incontri alla presenza di scuole, di tecnici e cittadini per pianificare nuovi interventi. Un ciclo di conferenze per affrontare aspetti storici, artistici e culturali sul tema della conservazione e valorizzazione del biotopo della Pineta d'Avalos. I pini alepensis rappresentano il vero emblema della storia pescarese, così come raccontava il D'Annunzio, che li rese protagonisti di tante sue celebri opere. Oggi i pini non hanno vita facile nella cementificazione del territorio e l'amministrazione comunale promuove uno studio votato alla pianificazione di interventi a loro tutela. È giusto che un cittadino si affezioni ad un pino e si indigni nel momento in cui bisogna tagliarlo, ma bisogna fare un lavoro a monte se vogliamo evitare quei tagli. Oggi noi ci ritroviamo con dei pini malati che devono essere tagliati per ragioni di sicurezza. Si tratta di creature resilienti, così definite perché capaci di resistere a ferite e colpi e proseguire la propria vita aggrappandosi a forme alternative di crescita. Sono abbastanza longevi e gli alberi adulti possono raggiungere dimensioni intorno ai 15-20 metri d'altezza.
ricchezza, anche se solitamente, crescendo in condizioni disagevoli, si mantengono entro dimensioni più contenute e proprio alla loro valorizzazione è dedicato l'impegno delle associazioni ambientaliste. Ma laddove c'è una programmazione a monte si riesce anche a prevenire quelli che sono appunto i danni provocati poi dagli agenti atmosferici che sono comunque inevitabili. Per cui ci sono stati sì dei problemi sotto questo punto di vista, ma non bisogna più intervenire in emergenza, ma bisogna intervenire con la programmazione. E scopo appunto di questa conferenza è di programmare degli interventi e programmarli in maniera coordinata per raggiungere dei risultati appunto condivisi per il bene della pineta stessa e per il bene di Pescara. Il giocatore del Pescara Rolando Mandragora si è raccontato questa mattina agli studenti dell'Istituto Volta, un incontro fortemente voluto dal giocatore biancazzurro che tifa per i compagni della tribuna a causa dell'infortunio subito a Chiavari. Rolando Mandragora oggi all'Istituto Volta per incontrare gli studenti, per parlare della sua esperienza di calciatore. Hai voluto fortemente partecipare a questo evento nonostante l'infortunio? Sì, fa sempre piacere partecipare ad eventi del genere dove vedi coinvolti tantissimi ragazzi, chi della mia età e chi invece è un pochino più piccolo. Fa piacere perché comunque loro aspettano magari tanto questo momento, quindi fa piacere accontentarli e sono il primo ad essere contento ad incontrare tutti questi ragazzi. Come procede la rieducazione, il recupero dall'infortunio? La rieducazione procede benissimo, mercoledì tolgo i punti e spero di poter tornare sul campo quanto prima perché mi manca già tantissimo. Ieri c'è stata questa vittoria importantissima con il Lanciano, che Pescara hai visto dalla tribuna? Ieri dalla tribuna ho visto un gran Pescara, come sempre d'altronde. Abbiamo fatto una gara strepitosa, come ora non devo stare qui a dirlo, sia sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto della concentrazione, dell'approccio alla gara, e abbiamo portato a casa 3 punti. Ora ci aspettano altre 2 finali e poi alla fine tiriamo le somme e speriamo di iniziare al meglio i playoff. Mandragora non ci sarà nei playoff, farà un gran tifo però per il Pescara, non ci sarà neanche Memusciai, 2 assenze importanti. E sono 2 assenze che sicuro i nostri compagni sopperiranno alla grande, perché non ci sono titolari veri e propri, ma siamo una squadra formata da 30, compresi lo staff, e ognuno fa del suo meglio, quindi non ci saranno sicuramente problemi. L'ultima, Rolando, ti aspetta la Juventus, ti aspetta l'Under 21? Sì, spero continuare ad aspettarmi. Ieri pomeriggio, prima del derby tra Pescara e Virtus Lanciano, è stato tagliato il nastro del nuovo settore disabili dello stadio Adriatico Cornacchia. Sì, oggi siamo soddisfatti che il lavoro svolto in questi mesi dà i suoi frutti. Questa è una tribuna che ospita in condizioni di sicurezza 50 disabili. Può sembrare una cosa scontata, ma abbiamo dovuto combattere con la burocrazia. La buona volontà aiuta e questo è il risultato. Un grazie all'assessore Diodati qui al mio fianco e a tutti coloro i quali della struttura hanno contribuito a questa realizzazione. Sono stati tagliati dei posti che erano posti a pagamento di questo stadio perché avete fortemente voluto questo settore per i disabili, Sebastiano. Certamente, abbiamo già dall'anno della Serie A abbiamo fatto dei lavori. Era in programma questa realizzazione di questa parte per i diversamente abili, ci è voluto un po' di tempo, però è stato fatto come si deve, cercando di dare spazio ad altri ragazzi che diversamente non potevano venire, quindi sicuramente una cosa positiva. Adesso, al di là di qualche posto perso, che non succede assolutamente nulla. Ci troviamo di fronte a un sogno, un'emozione, un paradiso. Abbiamo lo stadio più accessibile d'Italia dopo grandi lotte e battaglie, vittoria vinta. Questo servizio ci ha introdotto alla pagina sportiva e parliamo effettivamente della gara di ieri, il derby abruzzese di Serie B tra Pescara e Virtus Lanciano, un derby che ha visto prevalere nettamente la squadra di Massimo Oddo per 4-0. Il Delfino non fa sconti e nel derby dello Stadio Adriatico supera nettamente con pieno merito la Virtus Lanciano in un match che è durato mezz'ora con il crollo dei rossoneri dopo la prima rete dei biancazzurri, che hanno poi avuto il merito di non mollare, non abbassare mai la guardia, chiudendo la contesa poi nella ripresa con il rigore di Memusciai. Ora il terzo posto è in realtà per il Pescara, ma il pensiero è già rivolto alla gara di Modena. Per il Lanciano non tutto è perduto in chiave salvezza, ma bisognerà vincere le ultime 2 gare e sperare.
recuperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti. Si comincia davanti ad una cornice di pubblico da serie superiore con quasi 15.000 spettatori sugli spalti. Nel Pescara formazione annunciata, tra i frentani non c'è Marilungo, sostituito da Rocca, assente anche per squalifica capitana Menta. Avvio aggressivo della formazione ospite al quarto tiro cross di Di Matteo con Fiorillo, che è costretto a respingere con i pugni. Al quinto la risposta del Pescara con un tiro dai 25 metri di Lapadula con il salvataggio in calcio d'angolo di Cragno. Passa qualche secondo di Lanciano, è ancora aggressivo e crea un brivido in area bianca-azzurra con Zampano che salva in angolo su Rocca. La gara è già da subito avvincente. All'ottavo parte il contropiede del Pescara con la palla che finisce a Caprari, che tira a botta sicura con il salvataggio alla disperata quasi sulla linea di Di Matteo, che evita un gol già fatto. La gara non regala un attimo di sosta con attacchi dall'una e dall'altra parte. Al 26esimo c'è una fiammata bianca-azzurra con un colpo di testa centrale di Caprari, che poi sbroglia una matassa che si stava ingarbugliando, segnando il gol della domenica con un tiro incredibile dai 25 metri e con il pallone che si insacca all'incrocio per l'1-0. La squadra di Primo Maragliulo accusa il colpo e al 35esimo incassa il 2-0 griffato da Francesco Zampano, che fa tutto bene saltando i difensori rossoneri e mettendo alle spalle dell'incolpevole Cragno. Per il difensore pescarese, che si toglie la maglia e viene giustamente ammonito, si tratta della prima rete stagionale con la maglia del Delfino. La ripresa inizia quasi al piccolo trotto prima del retropassaggio al settimo di Bacinovic a Cragno, con Abisso che comanda la punizione in diretta in area e con la respinta della barriera umana rossonera su conclusione violenta e ravvicinata di Gianluca Lapadula. Al decimo l'ex attaccante del Teramo ci prova su rovesciata alzando sopra la traversa. I rossoneri sembrano però non crederci, con il Pescara che gioca in scioltezza e che trova al 18esimo il Trisse, che chiude di fatto la gara grazie ad un rigore trasformato da Memusciai assegnato da Abisso per un fallo di Bacinovic sullo stesso capitano pescarese. Per l'albanese il gol dal dischetto e la festa sotto la Nord per un gol che mette il sigillo alla vittoria del Pescara. Il Lanciano un sussulto e al 20esimo è Di Francesco a chiamare Fiorillo alla parata in calcio d'angolo. L'ex pescarese figlio d'arte ci riprova al 24esimo con la palla che termina fuori di un soffio. Il finale è un film già visto e vede al 40esimo la buona opportunità sprecata da Ferrari tutto solo davanti a Fiorillo prima dell'esordio stagionale di Diamutene, che entra al posto di Fornasier. Ma c'è gloria anche per Lucas Torreira, che al 44esimo, nella più classica delle azioni di contropiede, piazza il poker ed il 4-0 con cui si chiude il derby. Poi la festa bianca-azzurra sugli spalti e lungo le strade attorno allo stadio per un successo che vale il terzo posto a 180 minuti dalla conclusione della stagione regolare. Conosco il valore dei ragazzi e sapevo che se avessimo fatto una partita giusta, come sappiamo fare noi, come abbiamo fatto oggi, avremmo avuto larghe chance di vincere. Oggi l'abbiamo preparata esattamente così, sapevamo di affrontare una squadra che sempre ben messa in campo ti lascia pochi spazi, e l'unica maniera per aggirare queste difficoltà era quella di muovere velocemente il pallone e trovare poi i varchi. Non ci dobbiamo sentire assolutamente appagati, perché sappiamo quanto vale la posizione in classifica in funzione dei playoff, e abbiamo due partite dure come quella di oggi e dobbiamo continuare così. L'unica certezza che abbiamo è quella che se facciamo 6 punti siamo certamente lì. Il gol ha cambiato completamente la partita, perché io sinceramente ero anche contento, perché i primi 15 minuti Lanciano stava giocando la partita come l'avevamo prevista e come avrebbe dovuto giocarla. Invece purtroppo è arrivato questo gol, e dopo il gol non siamo riusciti a reagire. La Pescara ha sfruttato la sua bravura, la sua superiorità, e non ne siamo più usciti. Noi è chiaro che dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, poi al Pescara, al di là dell'augurio che faccio di rimanere al terzo posto, lo faccio anche interessato, perché se rimane al terzo posto vuol dire che magari ha vinto tutte e due le partite contro due nostre diretti concorrenti, però prima di tutto noi dobbiamo pensare a noi stessi.
E sono già in vendita i tagliandi per la prossima partita del Pescara in quel di Modena, sono in vendita da oggi e fino alle ore 19 di venerdì presso i punti di rivendita abilitati List Ticket o proprio sul sito internet di List Ticket. Poi entrambe le squadre hanno ripreso oggi gli allenamenti. Per quanto riguarda il Pescara, seduta di scarico per chi ha giocato, assente Bruno in permesso, mentre è uscito anzitempo l'attaccante Cappelluzzo per una botta nella Virtus Lanciano. Invece lavoro personalizzato per l'attaccante Marilungo, che ieri ha saltato per fastidi muscolari la partita dell'Adriatico, mentre domani si svolgeranno gli esami strumentali sul capitano rossonero Aquilanti, che ha riportato ieri un infortunio muscolare alla coscia. E ora parliamo di Lega Pro, vedendo il servizio della vittoria dell'Aquila ad Aprilia sulla Lupa Roma. L'Aquila è viva, è pronta a giocarsi la salvezza nel doppio confronto play-out. Avversario sarà il Rimini, che all'ultima giornata è stato superato dal Prato, scivolando dunque al quart'ultimo posto. L'Aquila è viva perché dopo 10 giornate di astinenza è tornata finalmente alla vittoria, in coincidenza con il ritorno in panchina di Carlo Perrone, richiamato una settimana fa al posto di Modica per risollevare le sorti di una squadra dilaniata da mille problemi. Non ne passava da Aprilia la salvezza dell'Aquila, ma certamente aver ripreso confidenza coi tre punti è un buon prologo in vista degli spareggi. Al quinto Ricci, senza San Domenico, Cosentini, Pesoli e Maccarrone, Perrone presenta Bruno e Brigoni con Piva e Ligorio. In avanti Perna sarebbe il prescelto con De Souza e Triarico, ma l'attaccante napoletano si fa male prima della partita e allora in campo va il figlio d'arte Andrea Mancini, che sarà l'uomo partita. La Lupa Roma, per superare in classifica l'Aquila, dovrebbe vincere con due gol di scarto, ma le offensive dei laziali nel primo tempo sono sterili. L'Aquila dal canto suo viene fuori a inizio ripresa. Prima Triarico fornisce un pallone invitante a De Sosa, che alza la mira sotto misura. Poi al quinto Andrea Mancini si fionda sul rinvio dalle retrovie di Bigoni, ubriaca Pasqualoni e con un preciso diagonale insacca il gol partita. Bella esecuzione per l'attaccante, che ha avuto poco spazio nel corso della stagione. Poco dopo lo scatenato Triarico lavora un altro ottimo pallone per Manuel Mancini, che non riesce a chiudere i conti. Nei minuti successivi Perrone regala il debutto al giovane Fall. La Lupa Roma ci prova con un paio di sortite del neoentrato difensore Fabbro, ma il risultato non cambia. L'Aquila ritrova così un piccolo sorriso in attesa di un doppio confronto che varrà una stagione. Gara d'andata il prossimo 21 maggio. Il Teramo invece si congeda dal campionato con il 3-3 di Pontedera, ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Chi si aspettava la classica gara di fine stagione a Pontedera non è stato deluso. Finisce 3-3, col Teramo che va in vacanza e chiude nell'armadietto dei ricordi non proprio indimenticabili un campionato nato sotto una stella non buonissima e che si chiude in sordina, come spesso nel calcio succede. La certezza della salvezza, arrivata già da 3 settimane, fa da controaltare agli enigmi che ancora attanagliano la società di via Oberdan. Il primo dei dubbi è legato al futuro del tecnico, ancora da capire se quella del Mannucci sia stata oppure no l'ultima panchina in biancorosso di Vincenzo Vivarini. D'altronde lui stesso ha lasciato più di un interrogativo, prima i programmi, poi il contratto. Con queste premesse, per un accordo, se ci sarà, ci vorrà un po' di tempo. Ma la prima volta a segno per Monni e Cecchini fa il paio invece con la rete di Alessandro Di Paolo Antonio, che in questa stagione pare essersi proprio caricato il Teramo sulle spalle. Il ragazzo ha stoffa e ha dimostrato di volere e poter essere un leader della squadra della sua città. Certo che il Pontedera non è stato a guardare, ha risposto colpo su colpo al diavolo e ha legittimato l'ennesimo campionato tranquillo, merito di una gestione, indiani in panchina, giovannini di esse, chiara e dagli obiettivi ben definiti fin dal ritiro estivo. Tutto quello che a Teramo è mancato quest'anno, in cui ha regnato il vorrei ma non posso, che ha dato fiato a tanto di quel rammarico che potrebbe riempire uno stadio intero. Da oggi dunque si pensa al futuro, la guida tecnica prima, il progetto, come si suol dire, poi la rosa. Tutti i compiti che attengono al presidente Campitelli in primis, ma che si tradurranno inevitabilmente in lavoro per il nuovo direttore sportivo Fabio Lupo. Quello che c'è di certo è che non sarà un'estate rovente come quella del 2015, e questo in casa Teramo, se volete, è già una buona notizia.
E chiudiamo con il calcio a 5 al Palarigopiano. Finisce l'avventura dei campioni d'Italia del Pescara, battuti 4-3 dalla Luparense, che si guadagna così la semifinale contro il Real Rieti. La squadra di Colini non potrà quindi chiudere in maniera trionfale una stagione iniziata con la vittoria della Supercoppa e proseguita con quella della Coppa Italia e con il quarto posto in UEFA Futsal Cup. Mastica amaro il presidente Danilo Iannascoli, che in un post su Facebook si è detto orgoglioso di essere riuscito a portare il Pescara tra le grandi d'Europa e ha criticato la scelta anomala della Luparense di attaccare dal primo minuto con il portiere di movimento. Nel post gara una stoccata anche alla divisione calcio a 5 al presidente dei Veneti Zarattini, che secondo Iannascoli avrebbe minacciato di non riscrivere la squadra chiedendo aiuto. Iannascoli ha scritto: non vado a cena con chi comanda, non sponsorizzo e non telefono chiedendo aiuto e continuerò così fino a quando non sarò stanco di fare enormi sacrifici per amore dello sport. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6. Vi aspettiamo questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi per parlare dell'ottimo momento del Pescara. Grazie per l'attenzione e buona serata.